Ma salve, Salvino! Allora, oggi dobbiamo fare tante cosette per questo episodio. Che episodio siamo? 5? Vippeo? Beh, oggi noi facciamo l'albero di Natale, ma siccome a casa sono tutti un po' dei dormiglioni, io sono venuto un'oretta in ufficio perché ho del lavoro da portare avanti. Molti di voi già lo sapranno, sto lavorando alla maglietta di Eren Blaze Lullaby e sarà bellissima, giuro! Non so, forse sarà già anche uscita quando vedrete questo video. Mi sentite con un po' di eco? Devo finire quel disegno! A dopo! Grazie di avermi aspettato. Andiamo! Ora sì che andiamo a fare l'alberello di Natale a casetta. Non so se tra voi ci sono vegani, vegetariani, mi dispiace se vi offenderò, ma questo animale non è più vivo e fa il caso mio. Qui il brodino non va mica sprecato. Sai quant'è che fai bollisto, brodo? Diciamolo ai telespettatori di questo programma. È giusto. Quante ore? 2 ore. 2 ore? Ma era stamattina che stava nel pentolone. A fuoco basso, avrà bollito 8 ore sta affare. Che mica siamo i novellini qua. Ma avete visto che tempo del cazzo? Io so che non è la cosa più magnifica che abbiate mai visto, ok? Qualcuno, a caso, ne vuole uno nuovo oggi, ora. Quindi adesso andiamo a comprarlo. E allora andiamo a comprare quest'altro, eh? Sì. Mi sono vestito magicamente, ma come l'hai fatto, Peo? Non lo so. Adesso direi che possiamo anche teletrasportarci in un negozio dove si comprano alberi finti di Natale, che non ho la più pallida idea di dove siano. Ma va bene, io l'ho deciso. Questo. Ci entra questo in casa? No. Lo sai, non ci entra neanche per sbaglio. Va bene, prossimo. Io l'ho deciso. Questo. È troppo grande questo? È troppo grande questo. Prossimo. Questo. È alto quanto me, guarda, 1,80. 5. Io. Grazie. Portiamo a casa? Dici questo? Non è troppo poco ciccio. Spennacchiato, questo è componibile come il nostro. Sembra la cioè il nostro versione leggermente più grande. Qui abbiamo un dilemma, si chiamano bacche rosse, ok? Perché? Perché fa degli alberi con le bacche attaccate? Adesso noi questo lo compreremo e probabilmente le taglieremo via. Allora, come potrebbe essere bello se non fosse per quelle bacche? Lo prendiamo, no? 1,80 m dovrebbe andare bene.
questo è l'alberello nuovo, no? O questo. E ce famo mo noi? A chi lo regaliamo? Adesso ne devo montare un altro, devo fare un altro timelapse che monto un altro albero? Perché no? Sei contenta di quest'albero? Ti soddisfa? Sono un bravo schiavo. È leggermente alto, ma c'è solo quella punta lì che è alta. Lì la stella non c'entra. No, se lo metti più qua, fiocco bianco, niente meno, no? Niente stella per quest'anno. Uno. Due. Di là, chi vince? Uno? No. Teniamo l'uno. Coccio, te lo teniamo l'uno. No, dico, provale un attimo. Hai visto? Ma quanto è belle. Belle. Hai visto quando sono belle? Tanto belle. Tanto. Sei riacceso. Mi sono spento. Adesso zio Peo che fa vedere quanto è bello l'albero, hai capito? Ci abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo. Ciao. Prova il 9. Attenzione, lo trovo, ecco. Eccolo! L'albero! Questo ciafregnolo, questo ciaffo, vogliono che me lo porto in ufficio, ma l'ultima scelta sta a voi. Perché non mi mette a fuoco? Volete o non volete un albero di Natale nell'ufficio di zio Peo? A prescindere che vogliate o no, mi piace obbligatorio. Di nuovo in ufficio, questo è l'8 dicembre. Siamo nell'8 dicembre, quindi anche voi starete facendo il vostro carino alberello di Natale. E invece io sono qui pronto per iniziare a registrare qualcosina. Non so cosa. Stiamo un attimo questa luce qui. Sono abbastanza luminoso ora. Volevo senz'altro augurarvi una buona costruzione del vostro alberello di Natale. Farvi sapere che qui abbiamo finito due lavoretti interessanti che adesso registrerò e avrete questo anticipo, lo vedrete la settimana prossima. Un disegno per Marci, in realtà due, e un disegno per Eren Blaze e Karen. Finisce così in un mare di lacrime questo quinto episodio di Peo, e volevo cogliere l'occasione un po' per ringraziare molti di voi che si sono appassionati a questa strana serie che è tipo misto tra vlog e non so cos'altro. Ogni episodio di Peo varia, nasce e cresce in modo diverso. A volte ha una natura molto da vlog classico, a volte ha una natura più da voglio insegnarvi qualcosa di utile, anche se non mi ritengo il top del top, ma ci provo con quel poco di esperienza che ho, eccetera eccetera eccetera. Ma adesso credo proprio che sia giunta l'ora che io trovi le mie bottiglie da sbattere a destra e a sinistra per registrare due video questa mattina. E ne approfitto anche per chiedervi, già che ci sono, è una vita che non faccio video di gameplay, fondamentalmente da un mese, perché è obiettivamente da un mese che non gioco a niente. È da un mese preciso che non gioco a niente. Non gioco. Peo non gioca. Peo è un uomo triste. Quindi se dovessi portare di nuovo qualcosetta di gameplay, cosa vorreste vedere? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Spero davvero che vi siate divertiti. E ricordatevi sempre che questo è Electric.